Giornata mondiale contro la violenza sulle donne e qualsiasi atto di violenza di genere, in memoria di tutte le vittime di violenza. Questa mattina un importante dibattito all'Istituto Don Bosco d'Assisi di Torre del Greco. I giovani vanno educati e vanno sensibilizzati attraverso quelli che sono il confronto con le professionalità che operano a tutela delle donne e tutti quegli organismi preposti alla prevenzione della violenza sulle donne. La scuola è l'ambito di eccellenza, svolge questo ruolo educativo al fine di preparare i giovani a vivere in un mondo dove i diritti di tutti siano rispettati. Una scuola che cerca di mettere sempre al centro della sua azione gli alunni, che oggi sono stati protagonisti, alunni che hanno recitato, rivivendo anche quelle che sono le principali testimonianze di donne importanti, interpretando attraverso il corpo e la danza un messaggio di lotta alla violenza molto efficace. E hanno chiuso con la musica che rappresenta il linguaggio universale attraverso cui possono passare tutti i messaggi, anche quelli più diretti e più emozionali. Sono giornate importanti perché la prima cosa noi incontriamo i ragazzi delle scuole elementari e medie. Il rapporto è fondamentale con le istituzioni e con tutto quello che gli circonda. In qualsiasi momento, quando c'è qualcosa che non gli quadra, continue telefonate, qualche ragazzo che praticamente gli si avvicina in modi non proprio corretti. Loro si devono fare delle domande immediate e se non hanno delle risposte si devono aprire con i loro genitori, con i loro insegnanti, con l'amico di banco, con l'amica di banco e parlarne. Questo è fondamentale, il primo atto. La conoscenza e la sensibilizzazione su certi temi è di fondamentale importanza per evitare che si possano subire o proprio compiere atti di violenza, magari anche in maniera inconsapevole. Quali consigli possiamo dare ai genitori per essere attenti su questa tematica? Sicuramente un genitore può notare dei cambiamenti nel comportamento di quelli che sono i figli, alcuni tipi di disturbi che possono avere dei figli, che sicuramente possono essere dei segnali per quelli che a testimonianza che ci può essere quindi qualche problema di base. Quindi la comunicazione poi all'interno della famiglia è fondamentale, per cui nel momento in cui vediamo alcuni atteggiamenti che magari non risultano normali, come quelli che normalmente siamo abituati a vedere, è importante quindi cercare di parlare con il bambino, con il ragazzo in questo caso, per cercare di capire effettivamente se c'è un problema dietro e quali sono le cause.